Terzo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con il presidente dell'associazione Bari in Testa, Giuseppe Manzari. Diversi messaggi arrivati sulla nostra pagina Facebook del TV Sport. Andrea chiede: ma Protti e Tovalieri resteranno a vedere anche Bari Cesena? Io lo spero, per adesso non ho alcuna conferma di questo, quindi non voglio dire stupidaggini. Spero che rimangano, farebbero un bel regalo ai tifosi. Intanto invece Michele Trigiani dice: Giuma rimane sempre un ospite affascinante. Grazie Michele, sei un amico perché so che sta mentendo spudoratamente, però. Io a questo proposito vorrei chiedere alla regia di Telepare anche di mostrare una foto raccolta dal tuo profilo Facebook, anche per far vedere, no, come sei cambiato negli anni, anche per dare. Anche perché Sono dimagrito. se di me 2013, dunque un cambiamento radicale, no, Capelli quindi però, ciao, possiamo dar ormai. ragione a Michele Trigiani sull'affascinante. A questo proposito ti volevo chiedere anche se vuoi dare un consiglio a Luco, anche perché hai perso diversi chili dal 2003-2013, magari nel 2024 vedremo un Luco finalmente a Forse puntino. fa la bella vita, evidentemente, perché basta un po' di stress, guarda, dimagrisci senza alcuna difficoltà. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Cristian, buonasera, sono Alberto, telefono da Bari, un saluto Ciao anche al tuo Alberto. ospite anche Grazie. perché sono associato a Solo Bari in testa, quindi. Senti, visto che hai considerato che ho aspettato l'intervallo, volevo Sì. prendermi qualche secondo in più per commentare l'intervista dell'ingegnere Michele Mattarrese, che è l'ennesima conferma del fallimento, a parte quello finanziario, nel rapporto dirigenza-tifosi, perché questa schiumata di arroganza e tracotanza, peraltro con una base di disinformazione totale, in quanto lui ha fatto riferimento, ha attaccato Perinetti e Conte per il calcio scommesse, tra virgolette, Bari-Treviso e Salernitana-Bari. Sono partite che si sono venduti i nostri calciatori al lato dei risultati conseguiti sul campo, non hanno nulla a che vedere con il calcio scommessa. Quando invece il bubone del calcio scommessa è comparso e ha invaso gli ambienti dello spogliatoio Sì. e di tutta la rosa, c'era intanto il mister Mutti come allenatore, almeno questi sono gli atti ufficiali. E c'era il direttore sportivo che era il signor Angelozzi, quindi chi doveva controllare per conto della proprietà non erano Conte e Perinetti che ahimè erano già andati via, ma era il signor Angelozzi e il suo staff. E chiudo con una chicca in cui io ho lavorato con il gruppo, li ho conosciuti personalmente, e una volta mi colpì in modo particolare una riflessione dell'allora presidente Don Vincenzo, il quale, riferendosi a un suo collaboratore, ex imprenditore che avevano accorpato nei loro uffici, io gli chiesi se questa persona abbastanza valida, potesse essere un operativo in un loro cantiere. Siccome la sua precedente azienda era fallita, cioè l'aveva chiusa, questo mi disse: ma se non è stato in grado di badare la propria azienda, come lo possiamo mandare sui nostri cantieri? Allora, concludo Vabbè. dicendo: se non sono stati in grado di badare al Bari Calcio, come pensano di scaricare sugli altri le colpe e le Vabbè, responsabilità? comunque, grazie per il tuo intervento. Io ripeto, preferisco non parlarne più, anche del calcio scommesse, quello che è successo, responsabilità, perché la colpa è un po' di tutti. Poi, ovvio, se è successo quello che è successo, i problemi partono comunque dall'alto, cioè dalla vecchia proprietà. Guarda, io, guarda, nel vero senso della parola, stenderei un velo pietosissimo, Sì, sì, perché è sì, sì. veramente vergognoso quello che è successo negli ultimi anni e come sia stato possibile che la società sia stata praticamente con i prosciutti agli occhi. Ce ne eravamo accorti tutti, a cominciare da noi tifosi, Cristian. Sì, quel che sento È in mai città, possibile che qualcosa, invece l'allenatore, i dirigenti, i magazzinieri, tutti, nessuno se n'è accorto niente. Noi l'avevamo capito, l'avevamo sentito, annusato e loro che vivevano lo spogliatoio tutti i giorni non si erano accorti. Allora ecco perché ti dico, stendiamo un velo sì. Sì, pietosissimo e andiamo cerchiamo davvero avanti di perché voltare tanto pagina. ormai
È finita l'era sì, Marta sì, adesso. Sì. Beh, è così. È non così. Ne parliamo più. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Nico ci chiede intanto, io spero in un presidente barese anche onorario come il professor Gian Antonucci con imprenditori stranieri. Giuseppe, tu che presidente sogni? Allora, uno che abbia le idee chiare innanzitutto e che possibilmente abbia anche delle risorse economiche. Io adesso, che sia italiano sia straniero, poco importa. Non ti importa che sia un presidente tifoso locale, se sia un gruppo estero, sì, certo, se è tifoso è anche meglio, però poi alla fine, Cristian, come abbiamo sempre detto, cioè nessuno fa beneficenza, quindi è chiaro ed è giusto anche che ovviamente chi acquista il Bari abbia, tra virgolette, anche i suoi interessi, che possono essere solamente quelli di immagine, di ritorno di immagine, perché comunque è sempre prestigioso possedere una squadra di calcio in Italia. Credo che non faccia male a nessuno questa cosa. L'importante è che abbia le idee chiare, perché oggi, come dimostrano alcune squadre di successo di Serie A, si può fare calcio senza creare montagne di debiti come sì, ha fatto la vero. Vecchia gestione. È vero. Il Napoli si trova dove si trova in classifica, fa la Champions League ed è in attivo ormai da anni con adesso non ricordo quanti milioni di euro. Quindi voglio dire, questa è la dimostrazione che in Italia si può fare calcio ad alti livelli senza creare mucchi di debiti. Quindi l'importante, ripeto, è che sia una persona o un gruppo di persone che abbiano le idee chiare. Intanto c'è chi ci chiede quali sono le tappe per arrivare all'asta. Beh, entro il venerdì della prossima settimana conosceremo finalmente il valore del club e poi entro fine aprile invece si darà finalmente il via anche all'asta. Poi ovviamente lì si giocherà la vera partita e ripeto staremo a vedere. Sinora degli imprenditori locali l'unico che ha manifestato un certo interesse è stato lo stesso Montemurro, anche magari cercando anche di raggruppare poi altri imprenditori, poi si è mosso ben poco, almeno sino a questo momento. Guarda, Cristian, ripeto, come ho detto prima, cioè io parlo per me dal mio punto di vista, che sia tifoso ben venga, figuriamoci, anzi, come per esempio lo è lo stesso De Laurentiis o il della Valle di turno, che sì, sono comunque sì, sì, sì. Si vede che sono anche tifosi della propria squadra. Però alla fine, ripeto, l'importante è che si facciano le cose questa volta dopo tanti anni per bene, sì. Riuscire veramente. Hanno finalmente una grossa responsabilità dopo esatto, tutto esatto. Quello che è successo anche nei confronti della tifoseria. Adesso non è che noi dobbiamo pretendere tutto e subito. No, anzi, no, è chiaro, però che ci illustri un progetto. Esatto, è siamo stati così tanti anni, voglio dire, quindi ci aspettiamo qualche altro anno prima di ritornare ai livelli che ci competono, perché questa piazza deve rimanere sempre in Serie A, sempre, non Ufa. Deve più fare il saliscendi che facciamo. Vediamo che c'è da ripartire da zero, c'è da costruire un centro sportivo, le strutture sono anche esatto, fondamentali, esatto. Ci vorrà qualche anno, portare anche il settore però giovanile. Però poi una volta arrivati in Serie A non livelli. Dobbiamo più tornare in B, questa è la cosa fondamentale. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Oh, buongiorno. Buongiorno, sono Gino. Ciao Gino. Saluto anche il suo ospite in studio. Ciao, senta, in merito al discorso dei Mattarelli, almeno come diceva il suo ospite, è meglio chiudere questa basta, situazione. Basta, assolutamente. Anche se io ritengo comunque sia dopo 36 anni di presidenza, non si può vituperare in questa maniera un presidente che ha portato avanti, abbiamo visto, nazionali e anche momenti belli. Ma a prescindere da questo voglio chiudere, voglio anche dire questo. Che ogni presidente, chiunque esso venga all'asta vinca quello che vinca, sì. È chiaro che questi presidenti vengono qui perché hanno altri profitti, oltre alla squadra e allo stadio, quindi gli altri profitti sono costruzione via progetti, via, quindi non sono dei samaritani che vengono qui solo per il Bari. Quindi il tifoso deve cercare di capire che chi viene a gestire la squadra, come lo stato in passato anche con la famiglia Mattarese, è chiaro che venga anche per avere certi introiti che sono extra alla squadra. Per cui ritengo anche che non bisogna poi fare tanto sto processo, perché poi ai vecchi Mattareschi, naturalmente, bene o male, sono usciti fuori. Però, diciamo il chiaro e tondo, anche i Mattareschi avevano i loro interessi. Che poi sono stati interrotti da altre situazioni personali, perché qui non si parla solo di Mattarese, ma apriamo sono problematiche un po' più alla lunga. Apriamo un argomento poi infinito. Sì, no, comunque, ma ha detto bene il suo.
meglio chiudere qui, è ormai acqua passata, ha detto perfettamente prima. Ma chi viene? Non è che aspettiamo il tifoso. Grazie, ma, grazie per il contenuto, sì, vedevo che ti stai agitando. No, ma la questione non è il problema che Matarrese aveva fatto o meno i propri interessi. La questione è stata la gestione approssimativa della squadra. Sì, sì, sì. Il fregarsene altamente negli ultimi 10-15 anni e anche nei momenti d'oro pensare solo ed esclusivamente ad incassare il più possibile dal Bari, perché sarebbe stato, cioè io, guarda Cristian, per farti un esempio, sì. Io non dico che una società come Bari potesse mantenere Cassano, Zambrotta, questi che sono stati dei fenomeni, dei campioni, sì, sì, sì. Però quando tu ti vendi Pedone, ti vendi Volpi, gente che sarebbe potuto rimanere tranquillamente a Bari e che poi ha fatto le fortune di altre squadre, di altre società medie come il Bari, allora lì vuol dire veramente che non hai ma un minimo di lungimiranza, niente, non te ne frega niente, ma se arriva chiunque e dice no dammi quello, sì te lo do, basta che incasso. Ma non esiste, non si fa così il calcio. Proprio, sì, poi puoi avere tutti gli interessi che vuoi fuori dal calcio, a me non interessa niente. No, no, infatti, non puoi, diciamo, nessuno viene, verrà anche a regalare soldi qui. Ma ci mancherebbe, ma nessuno si deve fare illusioni, però, ma stiamo scherzando. È così, siamo praticamente in chiusura, ovviamente Giuseppe, io vorrei tornare anche sull'appuntamento, no, di lunedì sera, il Memorial, sì. Guido e Michele Signorile, in, ovviamente per onorare la loro memoria. L'appuntamento è a Langiulli alle 20.30. Ci saranno sicuramente, faremo un piccolo triangolare da tre tempi brevi in cui ci sarà una squadra degli amici di Guido e dell'associazione Barintessa, una squadra di giornalisti, mi raccomando Cristian non mancare, e una squadra delle vecchie. Sono pronto a dublarti, a farti dare brutte figure. Pronto a cenere un filo giusto. E la squadra delle vecchie glorie, quindi... ci piace ricordarceli così, col sorriso sulle labbra e facendo, sì, passando un paio di ore, sì, a correre numerosi appunto per rendere onore e omaggio a questi due ragazzi, Guido e Michele, tifosissimi del Bari. Noi siamo davvero in chiusura, un grazie a Giuseppe grazie Manzari, a voi, un grazie anche a voi, a domani con il Bianco e l'Oroso TV Sport con Enzo Tambora, ci sarà il professor Gianni Antonucci, a domani.